e poi sarà compravendibile. Per me è Perché? l'ordine del giorno questa situazione ormai. Perché diciamo che una banca in una situazione di questo tipo, cioè, allora, quello che accade fuori dal discorso mutui è che immagino che, così come a mercato, chi ha la liquidità e gli piace magari quel discorso del soppalco, purtroppo non andrebbe fatto, non è regolare, ma potrebbe capitare che qualcuno, Mariuolo, si metta d'accordo dicendo accetto quel lavoro, ma non. Allora, sì, però attenzione, è falso in atto pubblico, non è proprio una cosa banale da dichiarare. Un atto notarile è fatto davanti a un ufficiale, che è il notaio, non si possono sottoscrivere dichiarazioni false. Lo fanno? Sì, qualcuno lo fa. Io sconsiglio sempre questa cosa, perché attenzione che l'atto è impugnabile. Quindi oggi mi va bene, domani non mi va più bene, io impugno un atto. Diventa un macello. Quindi queste dichiarazioni non vanno fatte. Attenzione che è dichiarazione falsa in atto pubblico. È una Scusami, cosa no, non da siccome poi questa parte è nada. interessante, eventualmente poi la carichiamo direttamente sul canale. Che cos'è un atto impugnabile? Un atto impugnabile è un atto in cui si può andare a dichiarare la nullità. Cioè, quindi io ho venduto casa mia e io sono il venditore, ci siamo messi d'accordo, dicevo, ma sì, guarda, questo soppalco io te lo tengo buono lo stesso perché mi piace. Tu dovrai rivenderla, non ti dico che è un problema, tu dovrai rivenderla, troverai questa problematica, puoi andare ad annullare la nostra compravendita. Allora, non è così semplice ovviamente, perché poi le cose Certo, vanno sì. dimostrate. Io l'ho venduto, non c'era. Adesso c'è, l'hai Sì. fatto tu, ok? Quindi non è così semplice, Sì. ma teoricamente le nozioni sono queste, ok? Poi è chiaro che bisognerebbe impostare questa cosa fatta in un certo modo per andare a dimostrare che, però ecco, diciamo che è necessario sempre agire in buona fede e con la consapevolezza di quello che si fa. Si fanno le cose fatte per bene, che tanto farle male, non è salutare, no? Per nessuno. Certo. Direi che non è proprio il caso. E quindi